Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Piazza e quest'oggi siamo qui su Payday 2. Siamo qui su Payday 2 e volevo fare un colpo insieme a voi. È un po' che ci gioco e volevo insomma provare a portare qualche video su Payday. Farò una stanza privata in modo che nessuno possa entrare. No, 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 cosa sto facendo? In modo che nessuno possa entrare, difficoltà overkill ovviamente. E quindi andiamo. Quindi vi spiegherò come fare da solo un colpo in overkill in una gioielleria su Payday 2. Vi spiegherò come faccio io, i miei metodi che non sono sicuri al 100% e io riesco a farlo molto molto spesso. Poi ovviamente ognuna delle tecniche è differente dalle mie. Se volete guardare questo video e seguirle, ditemi comunque com'è andata, com'è andato il colpo e se mi avete seguito, se è vero quello che vi sto dicendo o no. Comunque ora vi do la prova che si può fare un colpo in gioielleria da solo in overkill. Aspettiamo che si carichi e immergiamoci nel gioco. Ci gioco da 4 giorni. Ho scaricato, no, l'ho comprato su Steam. C'era una promozione a 7,99. Inizialmente l'ho scaricato. Solo che avevo un po' di problemi con online. Ho pensato, ma sì, dai, visto che è scontato, lo compro volentieri. Sono al 51 e mi piace come gioco, mi intrattiene abbastanza, è simpatico. Bene, ruba i gioielli. Allora, per fare un colpo in overkill bisogna stare molto attenti. Bisogna guardare sempre il numero di guardie che ci sono qui in questa mappa. Generalmente qui sono tre, perché ormai la so a memoria. Io consiglio di entrare qui da destra e controllare che fuori teoricamente ci devono essere due guardie. Non mettetevi la maschera ora che vi da. Ora che qui c'è un pacchetto. Non, dove sono le guardie? Ne vedo, forse ce n'è solo una fuori. O ne, no, mi sembra strano ce ne sia una. Una guardia sola? Ok, ora possiamo metterci anche la. No, ok, se gira di qui, ora mi metto la maschera. Colpo in testa e via. Ora correte a rispondere al cercapersone. Mi raccomando, non dimenticatevi mai questa cosa, ragazzi. Come equipaggiamento vi consiglio di portarvi un jammer perché è essenziale. Io mi sbarazzerei del cadavere perché ho paura che l'altra guardia sia in giro. Solitamente sono due nel retro, ora ne vedo una e non capisco il motivo. Prendiamo il pacchetto viola. Lì c'è il direttore, qui c'è la cassaforte. Mettiamo. Ah, il secondo pacchetto. L'unico problema, almeno per me, consiste nell'entrare tramite la finestra. Perché io non avendo l'abilità per aprire e scassinare le finestre, ogni volta rischio. Perché se io spacco questa finestra e tutti si allarmano, va tutto a fanculo. Mi è andata abbastanza bene. Perfetto. Ora qui prendiamo il terzo pacchetto. Tutti i vicini li hanno messi. Occhio ragazzi, non facciamoci beccare. Ci sono tre persone. Dimmi che non mi ha visto. Bisogna fare tutto con calma, senza avere troppa fretta, ragazzi, perché non c'è fretta. Perfetto. Rispondiamo al cercapersone. Però questo cadavere qui ci darà un sacco di problemi. Perché abbiamo dovuto fare un cadavere in mezzo praticamente. E non ho più sacchi io, perché ora non ho. Cioè non ho l'abilità e non l'ho comprato i sacchi. No, qui non si possono, mi sa, comprare i sacchi. Ora. Occhio. Non cerchiamo di non farci. Armiamoci un'arma un pochettino più pesante così si spaventano prima. Tu stai giù. Tu stai giù. Leghiamoli. Ragazzi, legateli. Mi raccomando. Giù. Giù. Leghiamo. E leghiamo. Ok, e la parte di. Ah, tu ti devi spostare. E la parte dietro della gioielleria è nostra. Quindi praticamente dovete far fuori le guardie. Cercando di rimanere il più silenziosi possibili. E per il resto non è neanche troppo troppo difficile. Ora c'è un'altra guardia. Non mi pare, occhio. Ora è ora di. Occhio, ragazzi, qui mi sto facendo beccare. È ora di mettere un jammer. Entrare e fare un po' di casino. Giù, 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 giù. Tutti giù, tutti giù. Mi raccomando, ragazzi. Dovete farli sdraiare tutti. Chi potete, legate. Gli altri, fateli fuori, ragazzi. Gli altri, uccideteli. E qui, infatti, c'è gente.
che darà un po' di problemini. Ok, ora occhio. Ci tocca fare due vittime, ragazzi. Ci tocca fare un po' di vittime perché non abbiamo più fascette. Però, essendo da solo, è l'unico modo, purtroppo. Che è successo? Chi si è allarmato? Dove sei? Un po' di vittime, ragazzi, dobbiamo farle. Però il bottino sarà interessante. Quindi non preoccupatevi troppo. Perché se siete alle prime armi, io ho l'abilità per il trapano. Quindi ci metterò 200 secondi invece che 300, mi pare. Ora, ragazzi, ok, è vuoto. Cominciamo a fare i borsoni. E abbiamo la gioielleria completamente in mano. A difficoltà overkill. Quindi, intanto il camion è già arrivato, cominciamo a svaligiare. Questo qui io lo uso per livellare un po' e per farmi due spicci per usare le risorse quando sono con i miei amici, perché a volte magari spesso sono io quello che compra le risorse per gli altri, quindi magari intanto mi faccio qualche gioielleria così vedo se mi riesce come adesso. Apparentemente dovrei avercela fatta, a meno che qualche civile non mi freghi all'ultimo. C'è qualcuno, infatti. Avessi più fascette, eviterei di uccidere. Se siete in gruppo, vi consiglio di fare abbassare anche quelli fuori, ragazzi, legarli e portarli dentro. Perché un lavoro pulito è sempre meglio di dover far vittime. Anche perché le vittime ci costeranno 8.000 dollari appunto a vittima, a civile ucciso. Quindi pensateci sempre due volte, però in questo caso sono da solo e solitamente quando sono in gruppo con i miei amici non si fa quasi mai vittime. Generalmente con 6 fascette a testa, 24, quindi si riesce a legare praticamente tutti senza troppi problemi. Però questa qui è fatta da solo in single player. Quindi l'unico modo purtroppo è uccidere. Ma non fa lo stesso alla fine. Non... Tenete sempre, ragazzi, il mio consiglio è tenere sempre d'occhio fuori. Perché qui è abbastanza semplice, ma magari in altri colpi, spesso un civile innocuo che passa da fuori ci potrebbe creare abbastanza problemi e chiamare appunto una pattuglia e far scattare allarme e quant'altro. Poi purtroppo abbiamo anche un solo jammer, quindi vabbè che qui un jammer basta senza problemi. Però in gruppo, appunto, avendo anche magari 4-5 jammer, è praticamente impossibile far scattare l'allarme una volta che le guardie sono fuori uso. Ricordatevi ovviamente sempre di rispondere al cercapersone, perché a volte noi, in 4, quando giocavo in gruppo, ci è capitato di lasciare un cercapersone squillare. Così facendo la missione fallisce. Quindi, occhio sempre. Perché davvero è un peccato, sarebbe un peccato fallire una missione per un cercapersone, insomma. Cominciamo a portare i primi borsoni, 5.000. C'è una persona comunque, il problema è che è dove? Me la segna, ma non so dov'è. Ah no, sono i miei, ma va. Sono Chains. No, no, c'è qualcuno. Io ne vedo tre ogni tanto. Vabbè. Continuiamo a portare i gioielli. Ne vedo tre anche adesso, boh. Non so se ogni tanto c'è una persona e non la vedo io. Tenete sempre d'occhio fuori, portate i gioielli. Io voglio provare a svaligiarla tutta, quindi anche portare tutti i contanti sfusi, tutti i borsoni. Perché sicuramente qualcuno di voi lo saprà, ma se si portano più di 8 borsoni, dal nono in poi, invece che 5.000 dollari, sono 105.000 dollari a borsone. Io generalmente arrivo a portarne 10, perché a volte sono 10, a volte sono 9. Insomma, dipende un po'. Ecco, un civile che se faceva partire l'allarme, cioè se chiamava qualcuno, fallivamo tutto. Ovviamente perché lo sto facendo in stealth, senza allarmare nessuno. Qui invece penso che i borsoni siano proprio 8, c'è andata maluccio. Forse mi sono dimenticato qualcosa io. Sono 8 i borsoni, perché dovrebbe essercene un altro anche all'interno della cassaforte. No, nella cassaforte praticamente sono tre mazzette da 1.100 dollari e due gioielli. Ma è andata male questa. Ci sono due gioielli e una mazzetta da 1.000 dollari. O quanto erano, non ci ho fatto caso.
Bene ragazzi, l'ottavo è qui, volendo potremmo andarcene, però l'abbiamo lì aperto, il nono che ci darà un bonus ulteriore di 100.000 dollari, che non è affatto male, non è affatto male. E quindi ragazzi, il colpo in overkill direi che è riuscito in poco più di 9 minuti, anzi 9 minuti giusti giusti per rapinare una gioielleria in overkill. Bene ragazzi, prendiamoci il bottino, andiamocene a casa. Ricompensa del contratto 250.000 perché è in overkill. Bottino 145.000 grazie al bonus finale. Contratti sfusi 547.000. Quindi nel conto estero ci va poco più di mezzo milione. E nei contanti da spendere 188.000. Molto molto bene. Un colpo rapido che si può fare da soli. Questo è il mio metodo. Se volete applicatelo anche nei vostri colpi, fatemi sapere se anche voi riuscite. In caso scrivetemi nei commenti come fate voi il colpo qui in gioielleria in overkill. E insomma, ditemi la vostra su questo video. Magari lasciate. Ho trovato un'impugnatura. Lasciate un commento o un mi piace. Se volete iscrivervi, fatelo pure. Perché io volevo anche proporvi di colpi in banca, oro ad overkill, denaro, oro nero e tutto il possibile in overkill. Magari alcune cose le farò in compagnia, altre le farò da solo. Ditemelo voi tutto nei commenti e alla prossima ragazzi, grazie di aver visto questo video. Ciao.